Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. No, Hikvision non sponsorizza niente, forse l'ho anche pagata la felpa. Oggi vi faccio vedere un tutorial, una lavorazione della quale abbiamo parlato più volte, ho fatto il video da un po' di tempo ma non avevo ancora avuto tempo di pubblicarlo e che mi avete chiesto in molti, ossia modificare una scatola 503, quindi a tre posti, per ospitare quello che normalmente andrebbe montato in una 504, ma ovviamente senza smurare la scatola, senza fare opere murarie. Oggi vi farò vedere il video con ad esempio una serie Vimar Idea che viene smontata e che viene sostituita da una serie Urmet Nea. Vi spiegherò più avanti di fare attenzione anche a eventualmente valutare un cambio della serie, perché alcuni telai potrebbero essere un pochino più stretti di altri e diciamo che con le misure siamo giusti, quindi più margine abbiamo e meglio è. L'occorrente per eseguire la lavorazione è ovviamente basilare a livello di tassellatura, quindi servirà un trapano, vi lascio anche delle offerte dei prodotti in descrizione, serviranno dei tasselli di qualità da 6 che vi farò vedere nel video, un pennarello, cacciaviti, un martellino, niente di che, se non quando bisogna andare a intagliare la scatola interna, allora potrebbe essere necessario qualche attrezzo diverso. Dunque, chiaramente una 503 non è una 504, vedete che c'è una differenza importante, siamo nell'ordine di 200 centimetri e mezzo circa. Noi riusciremo comunque a fare la modifica perché non dobbiamo sfruttare tutto lo spazio che c'è internamente, che normalmente viene riempito solo prima della graffetta, perché una placca va a montare con le viti sulla graffetta e l'ingombro che c'è interno è minore. Quindi cosa succede? Che noi andremo a montare il telaio a 4 moduli esattamente dentro la scatola. Però qua bisogna fare attenzione perché ci sono moduli che sono leggermente più larghi e moduli che sono leggermente più stretti e questo può fare la differenza. Vedete che questo telaio, ad esempio, riesco a farlo entrare tutto nella scatola. Questo telaio mi entra ma fa già un po' di resistenza in questa zona. Quindi il concetto qual è? Che più scegliamo una serie piccola, più saremo facilitati nel montaggio. Ma la prima cosa che dovete verificare è di avere comunque una scatola 503 che in qualche modo consenta l'inserimento di questa parte. Vi ricordo che poi i frutti sporgeranno solo all'interno di questa plastica, quindi sarà ancora di un paio di millimetri in meno l'ingombro. Però fate le verifiche prima di distruggere tutto, perché poi vi ritrovate senza prese. Ora bando alle ciance, vi faccio vedere tutta la lavorazione punto per punto. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massi Dattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque, la prima cosa prima di iniziare a fare qualsiasi lavoro, come consiglio sempre, è proteggere dallo sporco di tutte le lavorazioni che andremo a fare. Io utilizzo sempre il sacchetto col nastro di carta. Mettiamo un po' qua, mettiamo un altro pezzettino qua e voilà. In questo modo siamo sicuri che tutto quello che cade va a finire direttamente nel sacchetto. Smontiamo la placca, iniziamo a svitare il supporto. Già in questa fase o ancora prima conviene togliere corrente per lavorare in sicurezza. Ok, in questo caso abbiamo una presa e un interruttore, quindi dietro avremo semplicemente una presa che in realtà fa anche da, diciamo, derivazione per una luce che dà sulla parete dietro, e poi abbiamo l'interruttore che prende la fase dalla presa, questo perché in questo impianto non c'è la separazione della luce e della forza, ma questo a voi non interessa. Se quello che dovete fare è aggiungere ad esempio una presa, voi scollegate l'interruttore, scollegate la presa, vi segnate eventualmente com'era collegato il tutto e poi ricollegate tutto nello stesso identico modo. Ok, arrivati a questo punto dobbiamo mettere tutti i cavi che abbiamo in giro dentro in modo da lavorare comodi. Prendiamo il telaio 504 al quale dobbiamo togliere le viti, che in questo caso non servono, e iniziare a presentarlo tanto per capire se entra nella 503. E lui dovrebbe entrare. Adesso qui non entra perché ad esempio abbiamo un po' di stucco delle piastrelle che rompe le scatole. Quindi dopo aver liberato eventualmente dalla presenza di stucco, cemento o qualsiasi cosa che possa interferire il lavoro, perché vi ricordo che qua ogni millimetro è importante, torniamo a ripresentare la nostra scatola e vediamo se entra.
Vedete che in larghezza entra, quindi questo è già un vantaggio perché vuol dire che non dobbiamo liberare chissà cosa. Ora si tratta di liberare la scatola dalle graffette, che di solito facciamo sempre attenzione a non rompere, invece in questo caso dobbiamo romperle, e da queste due alette che potrebbero esserci in alcuni modelli di scatola come questa della Vimar, che possono dare problemi nell'inserimento. Le graffette laterali non è un problema romperle, di solito si rompono già da sole, quindi basta fare leva e vengono via. Per invece tagliare le alette laterali che potrebbero dare fastidio, potete usare un attrezzo come una picena, come un multifunzione tipo questo, o eventualmente anche con le forbici, con il taglierino, con uno scalpello, con qualsiasi cosa si riesca ad entrare qua in profondità per eliminare queste alette che potrebbero stringere troppo lo spazio a disposizione. Si riesce a fare tranquillamente anche con una forbice, tiriamo via l'aletta da una parte e dall'altra. Ecco, mi fermo un attimo per dirvi che alcune 503, magari un po' più vecchie, non sono esteticamente e strutturalmente fatte come quella del video, che sarebbe questa, una moderna 503 della Vimar. Alcune scatole potrebbero essere arancioni, rosse, e potrebbero avere al posto delle graffette proprio una colonnina di plastica che va fino in fondo. Ecco, quella colonnina di plastica va completamente eliminata fino in fondo. In quel caso, quell'attrezzo che vi ho fatto vedere, il multifunzione, o chiamato anche picena, è molto molto indicato per questo tipo di lavorazioni. Perfetto, dopo aver liberato lateralmente la scatola, ripresentiamo il telaio a 4 moduli. Perché ora dobbiamo procedere a segnare esattamente il punto in cui dovranno essere fatti i fori. Quindi mettiamo la scatola in bolla, segniamo il punto esatto dei fori. Mi raccomando, perché una volta fissata non avrà grossissima possibilità di regolazione come l'originale. Quindi cercate di metterla più dritto possibile. Ok, adesso vedete che praticamente abbiamo un foro che casca sulla piastrella e un foro che invece cade proprio a pelo. Quindi qui dovremmo forare, diciamo, tra la scatola e la mattonella. Qua invece riusciamo a prendere direttamente la mattonella. Una cosa molto importante arrivati a questo punto è verificare, come in questo caso, che ci sia ad esempio solo un tubo qua che arriva con tutti i fili da sotto e che non ce ne siano laterali che vanno via proprio dove dobbiamo andare a fare i fori, perché in quel caso diventa un problema. Piuttosto verificatelo prima, perché potrebbe essere necessario abbandonare il progetto. Un'altra cosa che non vi ho detto prima è che un telaio come questo, ad esempio, ha anche questi punti dove eventualmente si potrebbe tassellare anche in queste zone qua, ma non vi faccio vedere il procedimento con questi, che sarebbe troppo semplice, perché non tutte le serie hanno anche questa predisposizione. Vi procurate una punta di qualità come queste Fisher DSDX da 6, che hanno un ottimo tagliente a 4 punte e vanno veramente bene. Se vi trovate a dover fare il lavoro su piastrelle molto molto dure, potrebbe essere necessario adoperare per il preforo una punta per vetro o comunque per materiali molto duri. Vi consiglio di procedere con il foro senza percussione. Se proprio non riuscite, aggiungete la percussione, ma attenzione, perché potrebbero creparsi anche le piastrelle. Dopo aver passato la piastrella si può andare tranquillamente di percussione. Ok, fatto il primo, siamo a metà dell'opera, possiamo procedere con questo. Nel mio caso, essendo molto qua sul bordo, dovrò cercare di entrare un po' di lato e piuttosto di scalfire la piastrella dopo. Molto bene, qui siamo già arrivati a un ottimo punto. Per un lavoro del genere consiglio di usare tasselli di super qualità, tipo i 2 Power della Fisher, che magari costano qualcosina in più, ma dovete metterne 2, non 50.000. Conviene spendere il giusto, ma garantire il risultato. Andiamo quindi a inserire i tassellini. Eventualmente vi aiutate con un martello. Perfetto, quindi il fissaggio, diciamo che ora c'è. Tante volte le viti che danno in dotazione con i tasselli potrebbero dare fastidio nel montaggio, perché la vite potrebbe sporgere eccessivamente rispetto alle viti, diciamo, per cui è stato concepito il supporto. Potrebbe essere necessario, se sporgono troppo, dover molare un po' la testa e un po' la parte conica, perché non entrano bene fino in fondo. Per verificare se la vite può essere un problema è sufficiente inserirne una e provare a incastrare la placca definitiva per vedere se crea problemi.
Vedete che nel mio caso si monta tranquillamente, anche se la vite comunque è più grossa, la testa ha comunque un minimo di gioco dietro e non dà problemi nel montaggio. Ok, a questo punto potete assemblare la presa con tutte le parti che volete integrare. Ok, nel mio caso io semplicemente sono andato ad aggiungere una presa. Facciamo tutti i collegamenti come erano prima. Ovviamente se in questa fase state aggiungendo ad esempio una presa, è sufficiente fare un ponticello in più per portare fase neutro e terra anche alla seconda presa. Cercate di non esagerare con la lunghezza dei ponticelli perché, specialmente in una scatola come questa molto affollata, lo spazio poi tende a essere molto risicato. Ok, dopo aver ricollegato il tutto, quello che c'era prima dovrebbe poi starci anche dopo. Provate a rimettere un po' tutto dentro. Vedete che senza non qualche difficoltà siamo comunque riusciti a rimettere il tutto. Ora si tratta di imboccare le viti dei nostri tasselli e procedere al fissaggio. Consiglio di farlo a mano per avere un po' più di sensibilità. La prova del 9 è verificare se monta anche la placca. Lavoro terminato. Come siamo messi a normativa? Beh, allora, non è proprio un lavoro che bisognerebbe consigliare, diciamo, come fatto a regola d'arte, però è anche vero che a livello di sicurezza manteniamo comunque tutti i fili, tutti i cablaggi all'interno della scatola come erano prima. Semplicemente, se vogliamo, andiamo leggermente a modificarla, cosa che facciamo sempre quando inseriamo le tubazioni, e andiamo a togliere le graffette, cosa che normalmente si rompe e viene ripristinata. Quindi non è nulla di diverso di così, diciamo, fatto a mio cugino rispetto a operazioni che si fanno normalmente. Sicuramente non si può fare un impianto e consegnarlo nuovo con tutte le 504 montate su scatole 503, però a livello, diciamo, di sicurezza e, se vogliamo, anche normativamente parlando, noi abbiamo comunque la scatola isolata, ignifuga, attenuta, fili non a contatto col muro, quindi tutto uguale. Adesso sicuramente qualcuno mi bastonerà. Un tutorial che non volevo fare perché questi lavori non è che mi esaltano, però mi era stato chiesto, tra l'altro avevo perso una scommessa, dovevo farlo e eccolo qua. Procedura che ovviamente su piastrella è praticamente la stessa anche su parete non piastrellata. Con la piastrella abbiamo il vantaggio che a volte abbiamo un po' più di spazio se la scatola viene murata dietro le piastrelle. Lo svantaggio è che abbiamo in più da forare appunto la piastrella, ma il procedimento su muro è il medesimo, è relativamente più semplice proprio perché non abbiamo anche il problema di dover forare una piastrella, che in questo caso era molto morbida, ma alcune vi garantisco che sono veramente dure. Ovviamente il risultato finito non pregiudica l'utilizzo delle prese, si possono tirare senza problemi e non si muove nulla. Bene, vi ho fatto vedere tutta la procedura, spero di essere stato chiaro e di avervela semplificata almeno a parole. È chiaro che poi a farla ci va un minimo di manualità, però vi dico, a conti fatti ci va 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. E comunque fate un upgrade importante nel caso abbiate povertà di prese o anche solo per aggiungere un comando, un pulsante. È valida in tutte le condizioni nelle quali bisogna avere un frutto in più rispetto ai tre che avevate in precedenza. Molti mi chiederanno: posso fare la stessa procedura da una 504 a una 506? No, purtroppo non ci sta. Io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, trovate tutto quello che vi serve in descrizione nel canale Telegram e nella pagina Amazon Bassi Dattoli Tech Solution. Io vi ringrazio, al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!